Ciao a tutti, raga. Sono qui per ricordarti che sei la luce da queste parti. Prima l'ombra ti sta davanti, trovi la forza di sopportarmi. Sono qui, qui ad ignorarti, perché un po' sto cercando di andare avanti. L'amore perduto seduto tra fogli bianchi, il silenzio e il rifiuto di un segreto che vorrei raccontarti. No, nella buona e la cattiva sorte eravamo solo noi, contro il male che apriva le porte. Scusa, ti ho abbandonato e chiedo scusa, il tuo corpo è un'isola segreta, lo cercherò anche sulla luna che ti chiedo scusa, scusa se il nostro amore fa male, ti chiedo scusa se il tempo sta per scadere, per la mia fretta di andare, non ho di meglio da fare, ma troppa voglia di spaccare. È da lontano che ti guardo e sei bella, sai che ho fatto una figura di merda con te. Mi ricordo che la prima volta che ti vidi stavo in crisi con la luna, sto, te non importa che io mi ricordo di lei e non si ricorda di me, perché non ho aperto un po' che la vergogna mi mangia da dentro, il bello che la porta poi a sfondo lo stesso, lo stesso. Di spaccare, e scusa se i miei sentimenti non escono se sei lontana, viviamo con i cuori spenti e non vorresti mai perdermi. E scusa se quando mi cerchi la testa non la trovo più, perché ormai lo sai ci siamo e non potresti più. Grazie a tutti, raga. Spaccato sul palco. Ti è piaciuto? Una bomba. Sono pazzesco. Tra l'altro è la prima volta che ti vedo live. Grazie, veramente. Quindi ottimo. Sono contentissimo, ti ringrazio. Come stai? Bene? Io sto molto bene, cioè sento una bella atmosfera, una bella aria, mi sento molto bene. E per me è una figata essere qua, anche perché comunque ho iniziato a fare questa roba, a fare la musica, a prenderla un pelo più seriamente, neanche da un anno, capito? E già in un anno trovare, anche essere qui solamente a parlare con te, per me è una cosa incredibile. Poi devo dire che in un anno, cioè, hai raggiunto un successo pazzesco, cioè hai fatto un botto di streaming. Sì, è stata... Insomma, in poco tempo, cioè non è una cosa da tutti. È stata una cosa assurda. Con Chiasso, appunto, il pezzo che mi ha fatto conoscere. Diciamo. Esatto, iconico. Cavallo di battaglia che mi ha fatto conoscere. È stata una storia stranissima, perché nessuno si aspettava che quel pezzo facesse questa cosa qua. Come hai reagito? Tipo quando hai realizzato che, che avevi... Ma sinceramente io ho iniziato a realizzare solamente nella fase dei concerti, quando ho iniziato a cantare un po' in giro, ho iniziato che a realizzare. Che vedevi che la gente cantava. Che veniva la gente, che io vivo a Riccione, a vedere il numero lì dalla tua piccola bolla, che Riccione dico sempre la mia bolla, dove nessuno ti rompe calpisce. Le scatole, esatto, perché sei lì, conosci tutti da quando sei nato e tutto il resto. Vedere quel numero che cresceva, per me era bello, però non riuscivo a capire che era veramente così grande la cosa, capito? Quindi quando hai iniziato ad andare in giro ti sei reso conto? Mi sono accorto che effettivamente la gente stava ascoltando la mia musica, che gli piaceva, perché è assurdo, poi 18 anni, cioè... È difficile un po' classificarti in un genere, nel senso che hai delle sonorità che richiamano diversi generi, però etichettarti non è facile. A che cosa ti ispiri? Musicalmente parlando ascolto un po' di tutto, a me proprio piace la musica, ascolto tantissima musica. A dire la verità non ascolto la musica in periodo di scrittura, quindi quando devo essere ispirato non ascolto musica, okay. Mi estraneo dalla musica e mi ispiro ai piccoli momenti della mia vita. Ti faccio un esempio. Vai. Tra tanti. Vai. Vedo i tuoi occhi, mi piacciono.
mi viene qualcosa, vedo, non lo so, quegli occhiali lì, okay, mi piacciono, mi viene qualcosa in mente, vedo una macchiolina sulla scarpa che mi ricorda un cuore, mi si apre il cervello. Gira una voce nei corridoi con il backstage di una confessione che hai fatto a Emis una volta sul cuore spezzato. Vabbè, almeno tutti, almeno una volta nella vita. Certo. Gli è stato spezzato. Ma fa bene, no? È la cosa, sì, è una cosa che dai, sul momento ti distrugge, non sai cosa fare, però soprattutto se fai musica o se sei un artista in generale di qualsiasi tipo, è la cosa forte, cioè è la cosa che ti manda avanti. È ti la ispira anche spesso a scrivere. Madonna, cioè io più che parlare di questa storia passata, di questo cuore spezzato, mi medesimo in me di quando amavo quella persona, perché adesso dai, è passato un po' di tempo, dopo un po' passa, ti scende, poi se una persona si comporta male, dopo un po' la puoi amare quanto vuoi, ti scende e basta. Cioè, fatti abbracciare. Il prossimo rapper arriva da Roma, la prima volta che l'ho sentito eravamo proprio al party di UMTV Raps, mi ha colpito particolarmente perché ha un gran fiato, fa degli extra beat della Madonna, insomma è un vero performer. Lui nasce nel 2015 artisticamente con il primo mixtape Cracovia volume 1, due anni dopo ha fatto Cracovia volume 2, poi finalmente ha fatto un singolo che si chiama L'Importante, firmato con la Major, e poi Cracovia parte 3 che è quello che l'ha sdoganato completamente e gli ha fatto fare il botto. Diamo il benvenuto a mio bro il 3. Bello però. Come stai, fra? Tutto bene, tutto da posto. Bene. Ho detto tutto giusto? Tutto perfetto. Non ho detto cazzate. No, niente, era tutto perfetto. Prima cercavo di dirti fuori onda che mi è capitata, a me invece negli anni mi hanno veramente dato qualsiasi tipo di nomignolo. Sì, lo fanno. Sbagliando. Poi non sai che dite in quel momento, non sai se di, se di il contrario. No, se pensi di sembrare spocchioso. Esatto. Alla fine te la tieni così com'è, zitto, no? Invece sì, no, sì, io sì, tutelo sì. I rapper. Certo, fai bene. Senti, brother, la prima cosa che ti voglio chiedere è, io so che tu sei uno di quelli che ci tiene proprio a fare la gavetta, e in una strofa lo dici anche, no? Prendi un po' per il culo tutti quelli che fanno la scorciatoiella. Beh, più che una presa per il culo, diciamo che è una scelta per quanto riguarda la mia carriera. Io scelgo di, diciamo, fare tutte le tappe, senza passare direttamente a quella che poi è la TV, i talent, tutto quello, ma è una scelta. Senti, e del tuo nome cosa mi dici? Perché quando parlo il 3 a volte non capisco. Allora, no? Sì, ti dico che è nato perché principalmente io mi chiamavo in un'altra maniera. Maniera prima, cioè solo, dicelo, no, non te lo dico. No, 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 adesso no, ce lo dici, vergogno, scusa. No, no. Era il nome di merda, allora io ho detto. Però io mi chiamavo Emilietto, peggio di questo non c'è niente, quindi cioè. No, però non, no, non me la sento perché niente, cioè. Vabbè. Io poi da là ho detto tipo, vabbè, mo io fai le cose seriamente, ok, quindi sai la mentalità, ti dice ok, cambia nome e fai le cose serie. Ho detto allora, come cazzo mi chiamo? E sono nato il 3 settembre, in famiglia mia siamo tre, io mi sono sempre appoggiato sulla mia famiglia per, diciamo, superare i periodi difficili che ci ho avuto, quindi ho detto boh, mi chiamo il 3 e alla fine è rimasto quello. Sì. Ok, quindi diciamo che non sei proprio uno che dà peso a questa roba del bad boy, della street credibile, non te ne frega niente. Non... No, fra, cioè ogni volta, diciamo, c'è, c'è sta questa etichetta del rapper, no? Quando vado a fare interviste mi fanno fumi e dico no. Bevi e dico no e tipo mi guardano come per di. Sparo, rispondi così, così tipo dai un po' di. Capito? No, però. Cioè, non, sì, non c'ho street credibility, ecco, di uno che magari... Ma che poi posso dirti, io riconosco tutti, sì. Lo dico proprio anche in camera perché ci tengo. Okay. Quelli che poi alla fine fanno i gangsta, quella roba lì, sì. Molto spesso poi alla fine non lo sono. Ah, quelli okay. Che invece, capito, sono le canzoni d'amore, quelli sono i peggiori, no, quelli sono no, quelli no, che fra... ti sparano. E senti, visto che mi interessa proprio il tuo mondo, sì. Cracovia, che comunque è un nome molto ricorrente nelle tue cose, perché sì. Appunto ci hai fatto, correggimi se sbaglio, sì. Il mixtape comprensibile di title track, 1, 2, sì. E adesso hai fatto Cracovia parte 3. Sì. Cioè, che cosa ti lega a questa città? Soprattutto ti chiedo se ci sei stato. Allora, no, non ci sono stato. Ci dovrei stare se il manager mio si decide a prenotare sto viaggio. Sono due anni che me lo dice, però non ci andiamo. Oh, manager, sgancia sto grano, va. No, no, però nasce fondamentalmente da una cazzata. Cioè, il fatto che io volevo intraprendere un progetto figo e volevo trovare un nome figo. E così a caso mi è nato, ho visto tipo, l'ho visto scritto da qualche parte, mi ha colpito la parola, Cracovia. Beh... Cioè, e poi c'è cioè, la città, comunque la storia. E... È stata una città dove ci sono state un sacco di guerre. Poi sai quando chiami una canzone con un determinato titolo ti vai informato, certo. E trovi un sacco di cose. Mi è piaciuto e è rimasto quello. Sai, poi le cose migliori, diciamo, più spontanee sono le più belle. Sì, finché ti diverti ti assicuro che le cose vengono sì, bene. Quando cominci così. A stressarti non va più così. È stato così. Allora bro, senti, io direi che è arrivato il momento di smettere di parlare di Cracovia e farcela sentire la nuova versione di Cracovia, va che bene, è la parte 3, okay. Bella bro, spacca tutto. Yes. Sono un uomo, un aeroplano, non lo so. Animale o treno, poi deciderò. Siccome ho messo firma per una major, dicono che non posso più farlo e quindi fanno no. No, 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 sì, li sento, fanno no. No, 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 sì, ma quando rappo è wow. Wow, 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 sì, ma quando rappo e pregano San Pietro perché non mi stanno dietro e senti. Oh, oh. Oh, oh.
Vabbè, oh, su, 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 su. Senti come cazzo qua. Se volete potete provare a fare quello che io faccio, ma nessuno lo sa fare, te lo giuro, io li vedo che ci provano. Ma inutile che quando le fammi non stare, butto pure le matevi subito. Mi rendo conto di cosa si prova a stare male quando dicono che non ce la puoi fare, ma lo devi fare. Oggi se mi sente così bene devo ringraziare chi mi ha detto che non lo potevo fare. Grazie. Meno male, quando le fammi tu pure di ogni me ne voglio rimpregare. Immagina la forza di Gesù quando vedi suo padre, mi sembra lo guardo felice. Ma davvero fate, ci facciamo davvero. Quando le fammi tu vedi cadere e mandare dal cielo. E ti giuro che è vero, dimmi chi ha vinto ancora. L'importante tutti si aspettavano una bomba nucleare. Ma prima volevo cantare che è importante ridere dopo sognare. Poi quando pensavate che sono cambiato e non faccio più pezzi rap, io faccio pezzi la tua squadra, faccio pezzi loro e faccio pezzi te. Sono un uomo, un aeroplano, non lo so. Animale o treno poi deciderò. Siccome ho messo firma per una major, dicono che non posso più farlo e quindi fanno no. No, 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 se li sento fanno no. No, no. Sì, ma quando rappo, wow, 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 wow. Sì, ma quando rappo e pregano San Pietro perché non mi stanno dietro. Senti, ero meglio prima quando ti spaccavo il culo e non mi conoscevi. Tu criticavi la mia roba, ti sentivi forte, adesso dove sei? Bro, papi, mentre avrai fallito tutti i tuoi lavori, mica come me. Ah, Santa Maria delle Mole, supportare il vero, supportare a me. Hey, la capito, sono Godzilla, come dice ricoprano, sono Godzilla. Vi volevo dire, vi volevo dire, vi volevo dire, no, niente. Tornate a Ninna, le cose che voglio, me le prendo. Ma le cose che non voglio, non le sento. Se una cosa non mi piace, mi lamento. Quello che ti rompe il culo, mi presento. Sono Guido 21 anni, tu chi sei, bro? Tu volevi questi panni, dove sei, mo? Ce ne sono pesciolini, come Nemo. Rappresento Roma, come Remo. Ho fatto buche per terra mentre camminavo. Si mi rivedevano, Guido sei pazzo. Rispondevo super calibro, oggi rischi che spira. Non me ne frega un ca. Questo è per chi sopravvive dentro questo mondo di vipere e serpi. Pure per chi vuole avere di più dalla vita che ancora si chiede perché. Nel mio piccolo provo a ridare speranza ai mischielli che vivono a pezzi. Questo è per te, gustati Cracovia 3, yeah. Ho passato mesi brutti, ora mi riconosco. L'odio ce l'ho per tutti, anche per chi conosco. Chicco non è un affronto, neanche un affare losco. Ma fa parte di me, questa faccia da stronzo. E chiunque frequento sai, dice non cambierai. Coi milioni o senza niente, non cambio né ora né mai. Da fuori sembriamo pazzi, yeah yeah. Ma 3 anni dopo, quando rappa Guido, sono ancora cazzi. Freestyle come filo conduttore e grande tecnica sul palco. Oggi qui a UMTV Raps abbiamo ricevuto tutti una grande lezione di pop, no Vale? Sì, e per chiudere perfettamente il cerchio lascerei a te la presentazione dell'ultimo ospite. E infatti per me è un piacere chiudere questa miniserie di 4 episodi con un top player e un grande fratello come Ensi, che ci delizierà con una performance di un pezzo super hip hop dedicato a tutti i b-boy e tutte le fly girl. Sì, è stata proprio una figata. In questi episodi abbiamo avuto molti ospiti, ma state ben attenti perché qualcosa potrebbe succedere ancora nei prossimi mesi. Io, MTV Raps, infatti, non si ferma mai. Ed è per questo che vi invito ad andare su mtv.it e seguire Fashion Forward, la rubrica che abbiamo registrato nel backstage dello show con quella leggenda di Claude Sabat, che è uno che ha vestito icone come Eminem, Lauryn Hill, Ivy, giusto per dirne qualcuna, e che ha ispirato con i suoi look e i suoi modi la parodia di Ali G. E ora godiamoci la performance di Ensi, che ci darà la rivederci con tema Turbo Diesel. Mi raccomando, a presto con Yo MTV Raps! Yeah, ti ha dato tutto ma non è bastato. Sa che il più furbo vince sul più bravo. Per ogni piano c'è un secondo piano. Tienilo a fuoco ma è il secondo piano. Io avevo un sogno grande come questo. Infatti fra sono rimasto sveglio. Squillo il telefono, pensa è uno scherzo. Mio padre dentro, che succede adesso? Mentivo a mia mamma perché mi amava la calma. Non la trovavo, 3 grammi di marijuana. Il mio motto era yes we can, 3 anni prima di Obama. Mi giurai di fare il botto per lei se lo meritava. E buh, tocca a me, le foto flash, il rispetto paga. Lei va cachet, i primi cash, ho messo tutto in casa. Quanto era fiera se qualcuno in strada mi fermava. Forse qui direbbe goditi il panorama, ma bada. Non dimenticare chi sei, il resto poi va tutto ok. Quando c'è il rewind c'è solo il tasto play. Guarda in alto e non dimenticare chi sei. Ehi, non dimenticare chi sei, il resto poi va tutto ok. Quando c'è il rewind c'è solo il tasto play.
guarda in alto e non dimenticare chi sei. Sogno il ritorno in zona, la prezza primaverile. Ai 20 all'ora con il culo su un tema turbo diesel. Con gli interni nel cantare, le rifiniture in radica. La gente affacciata, sembra stia arrivando il papa. Fra quanti film con in testa, potevo fare il regista. Ma ho la faccia perfetta e ho fatto il protagonista. Tu vuoi già fare festa, però senza sacrifici. Ma quella faccia non matcha con le stronzate che dici. Oh, ricordo ancora, avevo solo quel paio di scarpe. Air Force One alte, religiosamente bianche. In quartiere ho mosso passi in mezzo al fango anche, ma le pulivo bene, ho fatto passi da gigante. Tieni bene il tempo, tutto adesso come mantra, guarda che è successo. Che tutto cambia ed odio dire, te l'avevo detto, ma te l'avevo detto. Forse era scritto nelle stelle, non l'avevi letto. Non dimenticare chi sei, il resto poi va tutto ok. Quando non c'è il rewind, c'è solo il tasto play. Guarda in alto e non dimenticare chi sei. Ehi, non dimenticare chi sei. Il resto poi va tutto ok. Quando c'è il rewind, c'è solo il tasto play. Guarda in alto e non dimenticare chi sei. No, no, no. Non dimenticare mai chi sei, no, no. Qualunque cosa accada, tu chi sei, lo so. Fermarsi ora sai che non si può. Giorgio, hey.